Oggi vi presento una ricetta storica, la scarcella pugliese, dove ci si può sbizzarrire davvero con tanta fantasia. Quindi, benvenuti in Puglia! Voilà, e voilà, bellissima, bellissima, guardate. Per realizzare la nostra scarcella pugliese, naturalmente di qualsiasi forma voi vogliate, andiamo a mettere 200 g di zucchero in 500 g di farina. Come vedete, versata a fontana e fatto il buco al centro. Mettiamo lo zucchero sui bordi e sui bordi mettiamo anche una bustina di lievito per dolci. In sostituzione della bustina di lievito per dolci potete mettere 2-3 g di ammoniaca per dolci, a seconda della vostra scelta. Ok. Dopodiché andiamo a mettere due uova al centro, io sto mettendo uova medie, poi andiamo a mettere o grattugia d'arancia e limone, oppure guardate qua l'aroma fatidica, che vi lascio il link, aroma per panettoni, pandoro e colombe, è una squisitezza, ce l'ho sempre in congelatore, come vedete non congela mai perché all'interno abbiamo il rum. Allora la mettiamo all'interno. Poi prendiamo la forchetta e cominciamo a sbattere le uova con l'aroma e pian piano andiamo a prendere gli ingredienti che si trovano sui bordi. Arriverete poi a un punto dove l'impasto non assorbe più liquidi, come potete vedere. Quindi andiamo ad aggiungere poco per volta 50 ml di latte, il latte è quello che volete. E poi volevo dirvi anche di antecedere bollendo 3-4 uova, rendendole sode a seconda della, diciamo, della scarcella che voi dovete fare. Quindi aggiungiamo poco per volta il latte. Ora pulisco la forchetta, la lascio e poco per volta vado ad aggiungere 100 ml di olio di oliva oppure di semi a vostra scelta. Mi raccomando, deve essere un lavoro poco per volta, deve assorbire piano piano. Ora che abbiamo assorbito tutto l'olio nell'impasto, andiamo a impastare e creare un panetto liscio ed omogeneo. Ed eccolo il nostro impasto pronto. Ora, questo impasto non ha bisogno di riposare in frigo perché all'interno non c'è burro, ma bensì olio. Quindi lo lasciamo riposare qua sul piano di lavoro per 15 minuti e noi ci vediamo dopo. Trascorso il riposo della pasta, togliamo la pellicola e con un tagliapasta andiamo a tagliare a pezzetti. Guardate, guardate che bella! Allora, tagliate a pezzetti dalla forma desiderata in base a quello che voi decidete di fare. Ok, guardate. Tolgo questo davanti, ne prendo un altro pezzo e vado a creare, prima intanto li rilavoriamo nuovamente, creando poi un rotolo. Ecco, come abbiamo fatto questo, dobbiamo fare esattamente con gli altri, quindi creiamo 3 strisce, 3 rotolini allo stesso modo, stessa lunghezza e stesso diametro. Lo metto da parte, vado a rilavorare anche questo impasto e vado a creare un rotolo esattamente come quello. Una volta realizzati i nostri rotoli, li allineiamo tra loro e partiamo dal centro formando la treccia. Quindi li unisco un altro po' e formiamo la treccia senza stringere troppo, eh. Quando arrivo all'estremità, pigio, schiaccio, quindi giro dall'altro lato e vado a continuare la mia treccia. E quando saremo arrivati all'altra estremità andiamo a pigiare. Piano piano, piano piano andiamo a creare una corona e qui appiccichiamo. Ecco qua. Ora io ho qua una placca rivestita da carta forno, faccio vedere subito. Eccola qua. Vedete? Vado a sistemare per bene la mia scarcella. Ok. E a questo punto che faccio? Vado innanzitutto a sistemarla ancora, spennelliamo con latte, va benissimo anche un tuorlo, un uovo, va benissimo qualsiasi cosa. Ciò
ciò che sto facendo serve soltanto ad a far aderire e a incollare ciò che metteremo, tipo codette di cioccolata, quello che metteremo da ora in avanti. E ora prendiamo due uova sode, in questo caso ho lasciato il cerchio più grande, guardate, per mia scelta, o altrimenti lo fate più piccolo e mettete soltanto un uovo sodo. E io ne metto due, guardate, uova sode. Queste poi, quando la nostra scarcella lieviterà, perché c'è il lievito all'interno, no? Lievito per dolci, andrà ad appiccicarsi all'uovo. E ora guardate qua. Questa è dell'uvetta, uvetta messa a bagno, potete mettere quella scura e questa è quella più chiara, quella più grande. E la mettete a bagno per 15 minuti in acqua tiepida, poi la strizzate e andiamo ad applicarla. Come vedete si può fare qualsiasi cosa, si può mettere ciò che vogliamo. E dato che qui abbiamo messo l'uvetta, continuiamo con dei canditi. Poi con le successive potete farli innanzitutto più piccole, più grandi, lunghe, a forma di coniglio, ma come volete, a forma di bambola. Potete mettere delle palline colorate di zucchero, delle codette, ciò che piace a voi e alla vostra famiglia, no? E come vedete mi sono portata avanti creandone altre forme, quindi delle scarcelle più piccole, alcune con i cordoncini sovrapposte sulle uova, e con il resto della pasta ho creato anche dei biscotti. Ora andiamo ad infornare in forno preriscaldato ventilato 170 gradi e andiamo a cuocere per 20-25 minuti. E comunque ricordiamo che ogni forno a sé devono essere belle, croccanti e dorate. A dopo! Ma può mancare una scarcella sulla tavola pugliese? Eh no! Ma anche voi che non siete della Puglia, fate questa bellissima ricetta e vi sentite nella nostra terra, in Puglia. Basta dire la parola Puglia e abbiamo detto tutto. Allora, guardate tutte le varie scarcelle che abbiamo realizzato, guardate. Guardate la cottura, vedete l'uovo come si tiene bene? Che meraviglia! E poi i biscotti, eccoli qua, guardate. E poi ancora, guardate che ho fatto in una busta, una bustina, un fiocchettino, un'idea regalo. A chi volete bene? Fate un regalino a chi volete bene. Eccola qua, vedete? E poi quella che non abbiamo messo là, l'impasto, le cordicine sopra, guardate che bella! Quella con uvetta e canditi. E niente, io non lo so, non so davvero quale aprire, quale... Io apro questa, perché mi piacciono i canditi, mi piace tantissimo. E voilà, e voilà, e voilà. Bellissima, bellissima, guardate. Che poi, questo è un impasto che si può inzuppare benissimo il latte la mattina. Mangiate l'uovo, buonissimo, guardate che spettacolo, che belle. Io tutte queste formine qua le metto nel cellophane e le regalo. Tanti pensano, Tizia, ma come fai a mangiare tutto? No, non bastano, non basta, perché quando realizzo una ricetta una volta le do a chi magari mi sento di non aver fatto nella volta precedente, poi cambio, perché è bello. E quando realizzi una ricetta è bello far assaggiare anche ciò che fa, no? E niente. Allora, avete capito che questa la dovete fare? Se volete assaporare i sapori della Puglia, se volete venire in Puglia, dovete farla. E poi di queste ci saranno altre ricette pasquali. Grazie a tutti di cuore, da Tiziana Mano in Pasta, alla prossima, ciao!